questa è la zona riconosciuta a livello mondiale con le tecnologie migliori, dove la qualità del prodotto stesso, indipendentemente dal prodotto, è la più alta che ci sia. Una perla, diciamo, della natura. Io credo che questo sia parte fondamentale del successo della Valpolicella, cioè non fermarsi mai sul successo che ha avuto, ma guardare sempre il domani. La vicinanza con una città come Verona vuol dire che c'è gente che è istruita e che influisce sulla cultura dei contadini. In questi 100 anni di storia sicuramente il mondo del vino è cambiato. È cambiato il modo stesso di fare il vino. Io dico che hanno fatto un deserto di vieti. Il limite può essere questo, perché alla fine, voglio dire, si vanno a incidere su dei territori che con la viticoltura hanno poco a che fare, per cui si va a cambiare quello che sono proprio le caratteristiche del territorio stesso. Salvare la natura e la cultura. Allora, io ho un po' girato il mondo e dappertutto ho trovato contadini. Quindi siamo tutti figli della stessa terra. Quasi 2000 anni che caviamo la pietra, di conseguenza è stato quasi una situazione normale continuare a progredire. Siamo in grado di governare una realtà complessa. Bisogna salvare questo modo di esprimere, l'uomo che esprime. Siamo sempre andati avanti, non si è posto l'uomo il limite di raggiungere una cosa, però una volta raggiunta deve raggiungere un'altra, cioè un limite non c'è. È quello che ci contraddistingue dal resto del mondo. Cioè, qui ormai riusciamo a fare cose che gli altri non... Cioè, qui è l'unico posto dove si può fare qualsiasi cosa.